Ok, allora io sono emozionatissimo perché cioè Zurri The Ritual Bath è il mio gioco preferito da sempre, da quando è uscito, e avere qua il creatore del gioco a commentare il mio gioco preferito è un'emozione. È un'emozione. Cosa dici, Naz? Ti dirò di più. Io sono il co-creatore e l'altro creatore è in chat. Zitto, zitto, Ego 18. Lo potete stanare in chat. Lui è Taggatelo, taggatelo. ideatore, programmatore e level design. Quindi, se non ti piace un livello, è colpa sua. Se non ti piacciono i collider, è No, colpa mia. mi piace tutto in questo gioco. È tutto bello. Soprattutto la faccina del pipistrello. Quella frutto di anni di design e di sapienza. Esatto. Allora, che Comunque. gioco è? Spiegamelo perché non lo conosco. Allora, noi impersoniamo questo pipistrellino che deve andare in giro a prendere. Ci sono vari obiettivi nei livelli. E l'obiettivo principale, però, è raccogliere gli ingredienti per fare il suo rituale, no? Da buttare nel pentolone. E niente, parto, sennò rubiamo troppo tempo poi. Quindi il timer parte quando premo play Al sul limite vai gioco. più veloce, Vado tranquillo. più veloce. Quindi, siamo pronti col timer. 3, 2, 1, go. Ok, ecco. Partiti velocissimi. Ora. E questi qua sono. Questi qua colorati sono gli oggettini, gli ingredienti che devo raccogliere praticamente. Sono sostanzialmente ingredienti surgelati per un cacciucco dell'ultimo minuto. Buono, cacciucco. Questo gioco è un gioco di volo molto arcade incentrato sul collezionismo. Tutto quello che si vede a schermo, tutti quei finito il primo livello, Sì, esatto. tutto quello che si vede a schermo è da collezionare. Però nella categoria che chiamo oggi, in percent, l'importante è sbloccare il livello successivo raccogliendo i pezzi del cacciucco. Ingredienti, tra l'altro. White, Dimmi, dimmi. dimmi. Ah, di tu. Che ne so io? Dimmi, io sto No, inventando, non so niente. è il tuo gioco e stai inventando. Comunque, già è il Ah, secondo boh, io lo livello vedo la qui. prima No, volta. dico solamente. È la prima volta che lo vedi, vabbè. Dico solamente che ci sono. È praticamente la rana è glitchless. Ci sono Beh. un paio di trick che utilizzo per velocizzare. In pratica è il reset. Premo start e premo reset, mi resetta la posizione del pipistrello, ma non il timer e gli oggetti raccolti, e quindi mi permette di fare meno giri. Un altro. Poi, cioè, Sì, vai, no, vai, un spiega altro tu, trick davvero. Se che lo sai utilizzo. meglio, Sì, via. no. Un altro trick che Dai, dai. utilizzo è sbattere sui muri per cambiare direzione rapidamente di 180 gradi e per evitare di fare le curve. Che Molto bene. spreco tempo, Poi praticamente. c'è il dosaggio di velocità, c'è il Ah, turbo. sì, certo. Niente, vai. Ti ho interrotto prima, stai dicendo qualcosa. Bull. Boh, non lo so, No, ecco, niente. una cosa volevo chiederti. In Oh questi no. ingredientini ci sono, c'è il ragnetto, c'è la zampa di rana, c'è un Sì. rametto e le altre due cose sono code di cosa? Sono tipo code? No. Allora, c'è un ragno, una zampa di rana, una lingua di serpente Una e lingua di una coda di serpente. gatto. No, è un lombrico, quello è un lombrico. All'ombrico, guarda. Si vede proprio con l'ombrico, infatti. È un lombrico, è rosa, è rosa. Guarda qua. Attenzione, sezione spaventosa nel tubo, Movimento molto nel bene. tubo. Dà paura, dà paura. Sembra una sciocchezza, White è bravo a muoversi, io non so come faccia, Con le mani. ma si rimbalza, in questo gioco si rimbalza. Direi che siamo al sesto livello, sesto livello. Siamo a metà run, stiamo andando molto bene. Questa Sì, run è certo. papabilissima di record mondiale, in diretta. Quindi tutti emozionati, bel rimbalzo. Sì, è tutto calcolato, è RNG Sì, no, manipulation, era chiaramente. esatto. Non c'è RNG È perché l'ho manipolato perché io. siamo bravi. Ah, L'ho manipolato, per forza, non c'è. Guarda ecco. che Una passaggio sotto. cosa su cui penso che White sia d'accordo è che i livelli del cimitero sono i più ostici Sì, nella decisamente. speedrun perché sono strettissimi, Sì, spaventosi. Sì. intricati poi. Quindi Ego, maledetto te, che mi hai fatto i livelli così intricati. No, scherzo ovviamente.
Questi livelli qua della neve sono stati inseriti nel gioco non subito, ma successivamente. Sì, sono un'espansione natalizia, perché noi ci teniamo agli eventi, a commemorarli, espansioni. Ok, questa qua è espansione natalizia. E i livelli successivi aggiunti del treno, cos'era? La festa dei treni? Cos'è? Sì, come hai fatto a indovinare? No, non lo so io, cioè, però i treni sono i miei livelli preferiti, quelli dei treni. Ecco qua, i livelli del treni che dicevo. E sono gli ultimi due livelli. Siamo quasi alla fine. Siamo quasi alla fine. Comunque vorrei far presente che il gioco, questo gioco qua, è acquistabile su itch.io, itch.io, oppure si può giocare anche gratuitamente se volete. Ma sì, io direi di comprarla perché merita assolutamente. C'è anche su Android, se proprio volete... Addirittura, se volete lo stile, è su Android, su iOS non ci penso neanche, però su Android c'è. In che senso? Ultimo livello, in che senso non ci ultimi penso? 5 cristallini, ultimo cacciucco. E avete 2 secondi, c'è un commento che vorrei leggere. Io dico, ma il livello a tema goof quando? Dopo goof, sicuramente. Comunque, Inzurri 2. Prontissimo col tempo, fra 3, 2, 1, tempo. GG. Quant'è il tempo? Non ne ho idea perché io ho un po' di ritardo nella stream. No, non devi essere così cattivo con te stesso, Leo. Che ti devo dire? Sono onesto. Quindi non sappiamo qual è il tempo? Maledizione, magari niente, era World Record. Io ti devo dire. E dicono 5.08, però poi Zidane ha fermato un po' tardi. Potrebbe essere World Record. Allora, il tempo del gioco viene calcolato per i GT, quindi non lo sappiamo mai, dovremmo fare la somma dei livelli. Però RTA è inferiore, 5.08 è inferiore al mio RTA, che io ho il World Record in questo gioco. Ovviamente. Dico, tu prova a proporla, però darsi che i moderatori te la respingano, perché sì, c'era un po' di irregolarità. E poi respingo io i moderatori. Ah, vabbè. Il moderatore è Nazareno. Bella veloce. No, giusto per... Comunque, niente. Io avrei finito la mia run. Tutto qua. Grazie comunque aver fatto... Grazie per aver fatto partecipare al pre-goof. E ci ribeccheremo comunque dal vivo sabato prossimo, sabato e domenica prossima.